Buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa sportiva di Udinese Channel. Come ogni mattina diamo uno sguardo ai principali giornali nazionali e locali. Ovviamente ci soffermiamo sulle notizie che riguardano l'Udinese di Andrea Stramaccioni. Cominciamo quindi dal Messaggero Veneto che subito apre con un focus sulla difesa, in particolare parla di una sorpresa Piris, perché il riscatto è cosa fatta. Il procuratore Karin Salomon ha dichiarato Pozzo l'ha già preso a titolo definitivo. E in questo articolo appunto viene raccontato un po' quello che è il percorso del giocatore paraguayano e viene ripercorsa anche un po' la sua carriera dall'inizio nel 2008 con le varie esperienze anche alla Roma nel 2012-2013, poi passò nel 2013 per un anno allo Sporting Lisbona e approdò quindi nel 2014-2015 all'Udinese. Quindi in questa stagione si ricorda anche la presenza nazionale, 15 con il Paraguay Under 20 dal 2007 al 2011 e poi successivamente fino a quest'anno, sempre nel Paraguay, ha totalizzato e ha realizzato 13 presenze. Questo quindi l'articolo dedicato a Ivan Piris, ma andando a vedere anche un po' quelli che sono i numeri in generale, nel nuovo anno ben 3 gol su 7 su rigore, 7 gol subiti nelle ultime 6 partite tra campionato e coppa, di cui 3 su rigore, uno inesistente su palla inattiva contro la Roma e solo 3 su azione. Ecco i numeri che certificano la chiara inversione di tendenza del rendimento difensivo dell'Udinese. La retroguardia bianconera non sarà ancora ermetica, con le 27 reti al passivo, tredicesima tra le meno perforate del campionato, ma è certo che la squadra di Strama sa difendersi sempre meglio, il punto che le avversarie devono chiedere i rinforzi agli arbitri perché, appunto, visto che senza guida e senza i vari Gersini e Orsato che si inventano i rigori a Empoli e a Napoli in Coppa Italia, l'Udinese si troverebbe ora un saldo addirittura migliore di inizio stagione, 4 gol incassati nelle prime 5 giornate. Rigori fatali dunque, d'altronde l'Udinese è la più penalizzata del campionato, avendone subiti 7, nessuno a favore. Tra quelli contro, nel solo mese di gennaio, hanno pesato quelli con il Cagliari in mani di Ertò al 90° per il 2-2 e il tuffo di Zapata a Napoli in Coppa Italia. I 3 gol su azione manovrata sono arrivati da Zaza, Sassuolo, da Hamsik in Coppa a Napoli e da João Pedro col Cagliari. Davvero tutta un'altra musica rispetto alle ultime 5 partite del 2014 in cui l'Udinese aveva incassato 10 gol tra campionato e Coppa con il solo rigore contro di Menez in casa Milan. Questa è un po' l'analisi dei numeri realizzati fino ad ora nel nuovo anno, appunto, da parte dell'Udinese. Parlando invece del capitano Totò Di Natale, ci sono delle accuse dall'America. Ha parlato Saputo che attacca Totò e dice sfrutta la MLS, ma i Cosmos non sono in quella lega. Allora andiamo ad approfondire anche questo articolo. Di Natale sta usando la MLS per migliorare il proprio contratto con l'Udinese. Firmato Joey Saputo, il presidente del consiglio di amministrazione del Bologna dallo scorso ottobre, l'uomo d'affari alla guida del Montreal Impact, una delle 3 realtà canadesi della Major League Soccer, la MLS, appunto, la Serie A nordamericana, in grande espansione e sulla bocca di tutti dopo l'ingaggio milionario di Sebastian Giovinco, ingaggiato da Toronto. Saputo, però, è rimasto fregato dal turbinio di voci sul futuro del capitano bianconero, pronto a lasciare l'Udinese al termine della stagione, voci a volte poco precise che parlavano genericamente di un'offerta di 8 milioni da una squadra americana di New York. Un'offerta che al re della mozzarella canadese non risulta e non potrebbe essere diversamente, visto che il procuratore di Totò ha sul proprio tavolo una proposta di 8 milioni per 2 anni di un club della North American Soccer League, ovvero una lega che potrebbe essere considerata una sorta di serie cadetta, visto che si tratta appunto di una sorta di campionato della costa est americana. Queste insomma le accuse che arrivano dall'America anche nei confronti di Totò Di Natale. Tornando invece a parlare di come si preparerà e come si sta preparando l'Udinese alla prossima sfida contro il Napoli, piano anti-Napoli di Stramaccioni, il tecnico rischia di perdere Aguirre, l'uruguaiano
che abbiamo avuto ospite ieri sera di Udinese Tonight, si è dovuto fermare ieri per un affaticamento muscolare. Nelle prossime ore vi sarà una diagnosi più precisa, ma i tempi sono stretti. La prima diagnosi parla appunto di affaticamento, ma in ogni modo bisognerà attendere ulteriori valutazioni mediche per far chiarezza sull'entità di un infortunio che, pur rilevandosi lieve nella migliore delle ipotesi, potrebbe comunque incidere sulla preparazione del ragazzo. A 2 giorni dalla partita, infatti, Aguirre vorrebbe avere tutte le carte in regola per allenarsi con la speranza di tornare a mettere piede proprio là dove ha esordito con la maglia bianconera lo scorso 22 gennaio in Coppa Italia, giocando 47 minuti e sfiorando il gol in apertura dei supplementari. Si ricordano anche le assenze pesanti, basta far la conta: in attacco, togliere dalla lista lo squalificato Di Natale, l'infortunato Geico e i due under, Evangelista e Zapata, per arrivare soli Terò e Perizza, gli unici al momento disponibili. Ed è anche per questo motivo che nel pomeriggio Terò è stato preservato dalla partitella a campo ridotto, quella in cui era possibile rimediare qualche contusione accidentale. Non dovesse quindi recuperare Aguirre, Stramaccioni avrebbe davvero poca scelta, trovandosi quasi costretto a inserire un centrocampista per spostare Guilherme Mezzala in modo da permettere a Fernandes di supportare da trequartista Terò nel 3-5-1-1. Vedremo insomma quali saranno gli aggiornamenti sulle condizioni di Rodrigo Aguirre. Si va in casa bianconera, in particolare in casa Domizzi, e parla la moglie del difensore, che racconta il suo Maurizio Mastino, che aggredisce i bomber, ma mi scrive le lettere a mano. Allora andiamo a leggere all'interno di questa intervista, insomma, dei retroscena anche belli, simpatici, curiosi del nostro Maurizio Domizzi. Maurizio è un angelo, racconta la moglie Tiziana, e lui in casa che si ricorda le ricorrenze, che dà i bacini, che mi scrive le lettere a mano. Insomma, il maschio alla fine sono io. Poi quando è fuori si trasforma, non parla, si chiude. È il suo carattere, ma è un uomo, uno di altri tempi. Il genere di marito che auguro a mia figlia di trovare ha il pregio di lasciar fuori dalla porta i problemi legati al lavoro, ma a volte non ci riesce e gli si legge in faccia che qualcosa non va. Quest'anno per lui è un periodo tormentato, purtroppo comincia a sentire anche qualche avviso di vecchiaia. Gli acciacchi ci sono, anche se fa di tutto per tenerli lontani, non voglio nemmeno pensare a quando smetterà. Si parla poi anche del momento in cui si sono conosciuti, di come si sono conosciuti. Racconta: in un ristorante a Modena lo aveva invitato un'amica, una mia amica, e sinceramente non sapevo nemmeno chi fosse, non mi piaceva, aveva 20 anni ed era biondo. Poi si parla anche di come ha cercato di conquistarlo: era giovanissimo, al suo primo anno a Modena ed era fidanzato con un'altra, mi ha fatto cadere grazie alla sua perseveranza nell'arco di un mese, è stato davvero un osso, ha insistito e alla fine ci è riuscito, forse con la qualità del tempo che mi ha dedicato. Un giorno è arrivato e mi ha detto: ecco, adesso sono libero, aveva lasciato la ragazza e oggi siamo qui. Chi l'avrebbe mai detto a distanza di 12 anni? Si va a parlare anche delle loro radici in Friuli: avevamo bisogno di avere una base e abbiamo comprato una casa a Udine, casa dove la famiglia Domizzi trascorre la maggior parte del suo tempo libero. Li vediamo proprio qui in questa foto postata Maurizio Domizzi con la moglie Tiziana, i figli Anita e Samuele e uno dei due Labrador nella loro casa di Udine. Insomma, in questa bella intervista in cui la moglie racconta il grande Maurizio Domizzi, che noi ovviamente conosciamo solo dal punto di vista professionale e calcistico. Giriamo pagina, andiamo a vedere un'altra facciata che ci parla invece del Napoli, prossimo avversario. Napoli che ha passato la qualificazione, quindi Napoli di Coppa Italia ovviamente. Napoli e Higuain fa fuori anche l'Inter, l'argentino sigla il gol che vale la semifinale di Coppa Italia al 93esimo, aveva già segnato l'ultimo rigore contro l'Udinese negli ottavi. Questo appunto il titolo sul Napoli, detentore, la quarta e ultima semifinalista di Coppa Italia. Team San Paolo, la formazione di Benitez si è imposta per 1-0 al 93esimo proprio grazie al gol di Higuain. In taglio alto vediamo la situazione invece legata ai tifosi. Al San Paolo domenica saranno solo 50, nessuno dei club organizzati si è attrezzato per il viaggio, piuttosto impegnativo nei tempi soprattutto, ma alcuni rappresentanti dei sodalizi bianconi dell'Associazione Udinese Club saranno comunque presenti allo stadio
partenopea. Gruppetti, infatti, hanno prenotato alcuni posti in aereo su voli in partenza da Trieste o da Venezia, quindi saranno circa una cinquantina la rappresentanza friulana che appunto sarà, si unirà e sarà presente alla sfida contro il Napoli. Parliamo ora della situazione di Vincenzo Iaquinta, pistola in casa, perquisito il calciatore 'Ndrangheta dopo il padre Giuseppe scatta un provvedimento anche per l'ex bomber dell'Udinese. I militari sono andati nella sua casa nel Reggiano dopo che martedì avevano trovato nell'abitazione del padre Giuseppe, imprenditore, uno dei 117 arrestati nell'operazione della DDA di Bologna contro la 'Ndrangheta nel nord Italia, due pistole intestate al figlio che non risulta formalmente indagato. La sua posizione è al vaglio ormai, ora della procura. Questa è la situazione circa Vincenzo Iaquinta, che vediamo qui nella foto con la maglia dell'Udinese a fianco invece con il padre Giuseppe. Anche il messaggio che appare sul suo profilo WhatsApp in cui scrive: "Tu sei il papà numero uno al mondo, una persona pulita e onesta, ne verrai fuori più pulito di prima, ti voglio bene. Chi ti conosce lo sa", queste le parole di Vincenzo al padre. Sguardo anche al Parma in crisi, Tommasi teme rischio scommesse, scendendo in campo in situazioni di emergenza e di difficoltà economica come quella del Parma, il rischio è quello di rientrare in vicende poco gratificanti per il mondo dello sport legate a risultati non corretti e quindi mettersi a rischio diventa difficile per i singoli giocatori, lo ha detto il presidente Damiano Tommasi dell'AIC, mettendo in guardia su eventuali rischi legati al calcio scommesse riguardo alla grave situazione economica del Parma. C'è preoccupazione per le scommesse con quello che è successo in Italia e sta accadendo all'estero. Queste le parole di Tommasi. Chiudiamo il Messaggero Veneto e spostiamoci ora all'interno del Gazzettino. Anche qui andiamo a vedere le principali notizie riportate quest'oggi. Subito anche in prima pagina la notizia dell'ex attaccante bianconero, perquisita la casa di Iaquinta, indagato il padre del campione, ma sguardo anche all'Udinese, a Napoli, senza Totò e con una sola punta. Questa è la situazione alla quale insomma si presenterà l'Udinese contro il Napoli. A Napoli compatti, quindi con una sola punta, gli inserimenti potrebbero essere quelli del nuovo arrivato Perizza, che potrebbe appunto debuttare nella ripresa, ma bisogna veramente agire molto di tattica. Stramaccioni vuole confermare la difesa 3 con a centrocampo Alberg, senza Totò, ma con Terò. Ancora in forse la situazione di Aguirre, però insomma auguriamo che possa essere risolvibile nell'arco veramente di poco tempo. Aguirre fermato da un affaticamento muscolare, lo ricorda anche il Gazzettino. Ieri Pinzi è tornato a lavorare a Bruseschi, anche se ha svolto un allenamento differenziato, come del resto Terò, Allan e Widmer. Questi ultimi tre però stanno bene e saranno sicuramente in campo a Napoli. Per quanto concerne il Laziale, invece, se i tempi del suo recupero non dovessero subire intoppi, potrebbe anche andare in panchina contro la Lazio, che sarà di scena a Udine il 15 febbraio. Sguardo ora alla Galassia Pozzo, dei Pozzo, ovviamente riprende vita il Granada che, vincendo dopo 4 mesi, abbandona l'ultimo posto nella Liga. Granada quindi si risolleva. Watford sconfitta innocua, perde quindi il Watford, ma mantiene saldo l'ultimo posto disponibile per i playoff. Andiamo a vedere adesso una situazione molto importante che riguarda lo Stadio Friuli e come cambierà anche la situazione legata agli abbonamenti e agli abbonati, perché ci sono gli ultimi nelle presenze, la tassa nuovo stadio. Qui vediamo nella fotografia quella che sarà la modifica dopo la chiusura della curva sud e lo spostamento appunto degli abbonati nei vari relativi posti assegnati della tribuna, settore curva sud C, E e I, come vedete appunto nella foto, nella tribuna e nello spazio A, settori curva sud D, Domodossola e H, invece nello spazio adibito con la lettera F. Ci sono già tutti ovviamente i modi per cambiare tutte le informazioni all'interno del sito udinese.it, ma vengono anche
riportati qui. Poi viene anche fatta un'analisi, insomma, sulla perdita, sulla carta, la perdita rispetto allo scorso anno è di 4.700 spettatori a partita, però insomma diciamo a favore di quello che sarà uno dei più belli stadi d'Italia, sicuramente diciamo un po' di pazienza richiesta ovviamente anche ai tifosi per cercare proprio di portare avanti i lavori nel minor tempo possibile e ovviamente cercando anche di giocare, soprattutto nello stadio in cui poi verranno disputate le partite in quello che sarà il nuovo stadio Friuli. Quindi ancora un po' di pazienza, ci saranno comunque tutti i passaggi per cercare appunto di non creare ulteriori problemi, riportati, come ve lo ricordiamo, proprio sul sito ufficiale della società udinese.it. Chiusa la curva sud, tutti quindi spostati in tribuna dalla gara con la Lazio in calendario il 15 febbraio sino alla conclusione del torneo. I 1200 abbonati di Curva Sud troveranno sistemazione in tribuna centrale. Il provvedimento è stato preso dalla società bianconera per consentire l'inizio dei lavori di demolizione della curva e quindi accorciare i tempi per l'ultimazione della costruzione del nuovo Stadio Friuli, prevista per la metà di dicembre 2015. L'Udinese Calcio ha comunicato altresì che i titolari di abbonamento nei settori C e I della Curva Sud troveranno posto nel settore A della tribuna centrale nord, mentre quelli nei settori D e H della curva sud troveranno posto nel settore F della tribuna centrale sud. Il ritiro del tagliando segna posto, che non serve per l'accesso ma solo per trovare il posto assegnato, avverrà con le seguenti modalità: a partire da domani all'Udinese Store dello Stadio Friuli dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15 alle 19 o domenica 15 febbraio nelle biglietterie dello stadio, che saranno attive a partire dalle 11, oppure tramite internet seguendo le istruzioni pubblicate nel sito www.udinese.it. Sguardo rapido anche alla Coppa Europea Sci Alpino Combinata Alpina di Selenevea, con sorpresa, seconda delle quattro prove di Coppa Europa previste sulla pista. Regala una giornata da ricordare al semisconosciuto norvegese Bjørnar Netland, che conquista la prima vittoria nella manifestazione grazie a una clamorosa rimonta nello slalom dopo il 27° posto ottenuto nella discesa mattutina. Questo è lo sguardo anche alla Coppa Europea di Sci Alpino, ma noi ora chiudiamo il gazzettino e ci dedichiamo alle principali notizie riportate dai giornali nazionali. Apriamo quindi la Gazzetta dello Sport e subito in prima pagina viene riportata la notizia del Napoli in Coppa Italia, Higuaín re di Coppa, Inter Polli. Queste anche riprese un po' le parole di Roberto Mancini a termine della partita. Napoli 1-0 al 93esimo è semifinale, una gran dormita di Ranocchia e compagni vanifica la bella prestazione dei nerazzurri. Mancini che dichiara pazzesco perdere così. Taglio alto invece si parla della panchina rossonera, Milan del futuro, l'idea è Montella, le azioni di Inzaghi in netto ribasso, è necessaria all'Europa per convincere Berlusconi, in poll c'è appunto il tecnico della Fiorentina. I titoli di spalla: Fort Juve, la difesa è prima in Europa, soltanto il Bayern ha preso gli stessi gol, ovvero 9 in campionato, Allegri meglio di Conte, queste almeno le statistiche. Crisi della Roma, poche idee, fiatone, manca il goleador, le spine di Garcia. Il caso Parma senza soldi, rischio infiltrazioni, l'allarme da parte dell'AEC. Il rompipallone di Gianni Agnocchi, quest'oggi dedicato alla Roma, le dichiarazioni, ma le parole di Sabatini che dice: Garcia, lo vogliono in molti, prima dallo a noi, hanno chiesto inferociti i tifosi giallorossi, ovviamente chiaro riferimento all'uscita dalla Coppa Italia. Andiamo quindi all'interno della Gazzetta per analizzare ancora la partita di Coppa Italia tra Napoli e Inter, vinta dai partenopei per 1-0. Ranocchia sbaglia e Higuaín lo infilza, Inter beffata così al 93esimo. Un'ingenuità colossale del capitano su rimessa laterale spalanca la porta al Pipita. Napoli in semifinale contro la Lazio. Palo di Cardi sullo 0-0. Mancini punito più del dovuto, ma è il terzo KO
di fila. Ovviamente non è per niente contento Roberto Mancini, la desolazione del tecnico che ha dichiarato: preso un gol assurdo, siamo stati dei pollastri nerazzurri in crisi di risultati. E viene anche analizzata un po' quella che è la stagione del Mancio. Da quando è arrivato sulla panchina, Mancini non è riuscito purtroppo a cambiare il trend. Poi ha dichiarato: mancavano 30 secondi, è stata una buona gara, ma siamo stati molli e abbiamo regalato come ogni domenica. Quindi la squadra è diventata una squadra, però è un KO durissimo. Queste le parole di Roberto Mancini. Si parla del separato in casa, stiamo parlando di Osvaldo, e spunta la soluzione per lui, ovvero potrebbe essere quella del Boca. L'Inter ha ricevuto una proposta di risoluzione da Pablo, che adesso potrebbe quindi tornare in Argentina. Questa è la situazione sul caso Osvaldo. Andiamo a vedere adesso una pagina che parla sia dello stadio del Milan, grandissimo progetto di questo nuovo stadio, ma anche del fermento Milan, perché se Pippo stecca, il preferito resta Montella. La conferma di Inzaghi è vincolata alla qualificazione europea. L'allenatore della Fiorentina nel mirino per l'estate potrebbe appunto essere lui, il sostituto di Filippo Inzaghi, qualora appunto non ci fosse la qualificazione europea. Il retroscena invece, il flirt con Conte c'è stato, e come cause ambientali dietro al suo no. Il Milan fece un tentativo prima del sì alla nazionale, alla trattativa lavorò Raiola, e lui stesso a confessarlo. Antonio Conte sarebbe stato l'ideale, appunto vediamo scritto, per i progetti rossoneri. Io l'ho corteggiato con insistenza in quelle settimane, mi sembrava di averlo convinto, ma alla lunga non se l'è sentita di fare un passo così impegnativo. Fondamentalmente Antonio è rimasto legato al mondo bianconero e ha preferito evitare uno strappo così netto con la sua storia di calciatore e allenatore. Ricominciare dal Milan sarebbe stato stimolante, ma pericoloso dal punto di vista ambientale. Invece l'esperienza nazionale gli permette di avere un ruolo neutro, di cui forse aveva bisogno. Queste le parole appunto di Mino Raiola. Andiamo a vedere quindi la pagina che ci descrive quello che è il progetto del nuovo stadio del Milan. Caccia al nome sarà quello di uno sponsor. L'impianto del Milan verrà intitolato a un ricco partner internazionale. Emirates sembrava in poll, ma c'è grande interesse anche da Asia e Stati Uniti. Questo è appunto il progetto dello stadio, di come potrebbe essere sopra il rendering dell'esterno del nuovo stadio, nell'area del portello, e sotto proprio il plastico del progetto. Giriamo pagina e vediamo ora un'intervista realizzata a Ivan Piris, appunto la scommessa dell'Udinese. Vediamo appunto la sua intervista esclusiva alla Gazzetta: piccolo e centrale, sono rinato a Udine. L'esterno offensivo paraguayano, alto solo 1,74 m, è diventato difensore. Strama mi fa rendere di più, ha dichiarato. A tre mi trovo bene, posso anche spingere sulla fascia. Quindi ha parlato anche di quella che è, diciamo, sono le sue caratteristiche principali, qual è il ruolo in cui si sente meglio. E è vero, e poi gli chiedono appunto se è vero che Strama chiedeva di bloccare il palleggio della Juventus, quindi si va ancora a ripercorrere la prestazione contro i bianconeri. Sì, proprio così. Loro sono bravi, li abbiamo bloccati in questo modo, chiudendo tutto e ripartendo forte. Potevamo vincerla, adesso dobbiamo subito pensare al Napoli. La più bella partita con l'Udinese, gli viene chiesto, e lui risponde: assolutamente quella contro la Juventus. E poi si parla anche del fatto che ora tanti si accorgono di lui e com'è quindi la situazione. Il mio cartellino è di un gruppo di imprenditori inglesi, ha detto Ivan Piris. L'Udinese ha il riscatto attorno ai 3 milioni, ma la società è già intenzionata ad esercitarlo. Mi piacerebbe restare. Quindi queste sarebbero le volontà di Ivan Piris. Con chi si trova meglio a Udine? Naturalmente con i sudamericani, legato con Bruno Fernandes e Guilherme. A Roma è un amico di Burdisso, Lamela e Nico Lopez, li sento ancora. Poi viene chiesta appunto com'è la sua vita qui a Udine. Tranquilla, una compagna, un bimbo di 3 anni e mezzo, stiamo benissimo. Insomma, queste le parole del difensore dell'esterno offensivo, appunto paraguayano, Ivan Piris. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport.
E anche qui i titoli sono sul Napoli, l'urlo di Higuaín, Inter KO, Coppa Italia decide il Pipita al 93esimo, si scatena la gioia del San Paolo, Napoli in semifinale contro la Lazio, palo di Icardi, poi Mancini resiste fino alla rete su errore di Ranocchia. In taglio alto, spazio invece a Rossi e le rosse che volano, vale a un soffio da Marquez, Ferrari ancora la più veloce. Vediamo anche il titolo di spalla, sempre sul Corriere, anche Del Piero in corona Allegri, dice bravissimo, queste le parole di Del Piero. Poi un Milan agitato, quello di Inzaghi, che vuole riconquistare Berlusconi. Poi si parla anche di una Roma a pezzi, Barbo già rotto, 28esimo infortunato della stagione, insomma un'altra pezza che non ci voleva. E poi invece l'intervista a esclusiva a Iachini, il Palermo testa dura come me. Si parla anche della Coppa d'Africa che è in finale, Gervinho gol esalta, super Costa d'Avorio. E poi si parla anche dell'addio al tedesco che aveva 80 anni, addio a Lattek, il tecnico più vincente. Guardiamo adesso la prima pagina del Tutto Sport per concludere la nostra rassegna stampa dedicata alle notizie sportive. Con il Milan c'è più gusto, queste sono le dichiarazioni di Tevez, l'asso della Juve, compie 31 anni, segnare rossoneri dà molta soddisfazione perché questa sfida è un grande classico, se conquistiamo il quarto scudetto entriamo nella storia. Allarme difesa però, pure Caceres è KO, ecco come si può tenere Pogba. Berlusconi telefona Inzaghi per ribadirgli la sua fiducia dopo la battuta di martedì. Garciao, questo è il titolo riferito ovviamente a Rudy Garcia, continuano le voci sul futuro del tecnico, ma il DS Sabatini smentisce e dice resta a Roma, ha detto no a offerte irrinunciabili. Eurotoro, rimane fuori Bruno Perez, questa è la situazione del Torino, ma sguardo anche alla magia di Higuaín, Napoli gode, Inter altro flop. In taglio basso vediamo la moto con Valentino, che partenza, Marquez sente il fiato sul collo. E per concludere anche un titolo sullo sci, intervista in esclusiva, inventerò la curva perfetta. Questa è l'intervista al re dello slalom. E con questo chiudiamo la rassegna stampa sportiva, ora ci sono nuovi approfondimenti e aggiornamenti sulle notizie di cronaca. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.